Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 8 del settimanale che Fano TV dedica allo sport. Tutte le storie, anche le più belle, hanno un inizio e una fine. Quella che vi stiamo per raccontare è sicuramente una bella storia e si è temuto ad un certo punto che fosse arrivata proprio alla fine. Così fortunatamente non è stato. Parliamo della Colle Marathon, anzi ne parleremo insieme ad Annibale Montanari, presidente e anima della Colle Marathon. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti i telespettatori. E a Marco Savelli, che è componente del comitato della Colle Marathon. Buonasera anche a lui. Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Annibale, abbiamo detto che a un certo punto, non molto tempo fa, si è temuto che la Colle Marathon, manifestazione che viaggia a cavallo del ventennale, fosse arrivata al capolinea. C'erano delle difficoltà, erano state palesate già nel corso delle edizioni precedenti, prima della pandemia e dopo la pandemia, difficoltà che sembravano a un certo punto insormontabili. Poi fortunatamente c'è stata la svolta. Cosa è successo in quelle settimane? È successo che eravamo scarichi perché avevamo delle trattative in corso e si allungavano i tempi, quindi siamo arrivati a fine anno e non riuscivamo a partire. E poi dopo sappiamo bene che grazie a Barbara Brunori c'è stata quella spinta che ci ha fatto riprendere il tavolo tecnico con i sindaci, la regione, e poi ecco, è ritornato un po' di entusiasmo perché chiaramente dopo 19 anni ci sta, ecco, eravamo un po'... La stanchezza fisiologica dopo tutto questo tempo, certo, speso appunto a far crescere questa manifestazione che è diventata evento di punta per il territorio, e in qualche modo credo avvertivate l'esigenza di essere riconosciuti per davvero sul campo come evento di punta. Certo, perché fino adesso avevamo lavorato tanto, però non abbiamo avuto abbastanza credito da chi doveva sostenerci, però siamo riusciti di nuovo a ripartire e anzi stiamo preparando un grande evento perché avremo tante novità quest'anno, quindi, e poi strada facendo vi aggiorneremo. C'era bisogno di certezze anche dal punto di vista finanziario e quindi di un appoggio da parte degli enti pubblici che fosse in qualche modo certificato. In questo senso l'idea della convenzione mi pare che sia stata la chiave di volta. D'ora in poi i rapporti con l'ente pubblico saranno regolati da una convenzione che vi darà certezza del finanziamento e della tempistica con la quale sarà erogato. È vero, ci hanno garantito veramente un appoggio notevole a differenza di quello che c'era prima, quindi i sindaci e i comuni diciamo interessati, la regione, la provincia, tutti insieme siamo riusciti a mettere insieme grazie al tavolo tecnico per ripartire e ci hanno dato veramente fiducia su tutto quello che abbiamo fatto in passato, perché 19 anni che stiamo lavorando, sappiamo bene che questa è la più difficile a livello nazionale organizzarla. Quest'anno ecco, poi racconterò la novità che ci sarà, perché dovremo allestire 4 punti, 2 partenze e 2 arrivi, quindi ci sarà la 10 km che parte da Barchi in contemporanea alla maratona e con arrivo a Sant'Ippolito, perché abbiamo completato il giro che è sopra la Valle del Metauro, quindi siamo arrivati anche a toccare Sorbolongo, i 3 borghi Sorbolongo rafforzate con arrivo a Sant'Ippolito. Quindi, e poi c'è la Rimba, la 21, dove c'è tanta solidarietà, che parte da Mondolfo con arrivo a Fano, e la Maratona che attraversa tutti i borghi con arrivo a Fano quest'anno all'Arco d'Augusto, che io penso che il Comune ci mette a disposizione il posto migliore di Fano. Quindi... Da che dovevate fare un passo indietro, insomma ne avete fatto un altro in avanti, aggiungendo certo ulteriori particolarità ad una manifestazione che è molto impegnativa per chi la corre, perché il tracciato è estremamente sinuoso e nervoso, come si dice in termine tecnico, ma anche dal punto di vista organizzativo. Marco Savelli ne sa qualcosa. È indubbio che la Colle Marathon si vive di passioni. È indubbio che la Colle Marathon ha bisogno di persone appassionate al mondo dello sport e per fortuna, grazie a tanto volontariato, possiamo dire che i 42 km e 195 metri vissuti da tutti i partecipanti della maratona e 21 vissuti da partecipanti della mezza maratona riescono ad essere soddisfatti grazie all'attività e alla volontà delle persone che vogliono bene il nostro territorio. Un evento, la Colle Marathon, che è proprio legato anche alla promozione turistica. Questo è un altro aspetto sul quale si è calzato quando si è trattato di interagire con gli enti pubblici. Sin dall'anno scorso la Colle Marathon fa parte dei grandi eventi patrocinati dalla Regione Marche. Quindi grazie al CONI, che ci ha segnalato come grande evento
sportivo a pari di campionati mondiali di ginnastica ritmica, per darvi un esempio. Riusciamo appunto a sposare quello che è un connubio tra territorio, cultura, enogastronomia e sport. E sono binomi perfetti per essere vincenti. Questo quindi ci deve far pensare non soltanto alle amministrazioni che ci vogliono bene, come hai ben detto tu prima, ma anche a quegli sponsor che ci sono vicini e ci sostengono, perché senza l'attività delle aziende che vogliono bene alla Cole Marathon non saremo qua. Abbiamo una sfida ancora quest'anno importante, che è l'arrivo presso l'Arco d'Augusto, presso il Pincio, come è chiamato dai cittadini fanesi, all'interno di un territorio sicuramente fantastico e un ambiente per alcuni aspetti non favorevoli. Non favorevoli perché appunto lo spazio è uno spazio storico-artistico e va salvaguardato, quindi logicamente dobbiamo stare attenti a come allestire il villaggio per dare sempre priorità a quelli che sono gli atleti che arrivano entusiasti ma comunque sia stremati all'arrivo. La questione concreta che si è posta in queste settimane è stata quella di recuperare il tempo perduto, perché di solito la Cole Marathon viene promossa in giro per l'Italia e per l'Europa a partire dall'autunno e quest'anno si è cominciato a farlo, direi, tra gennaio e febbraio. Come avete sviluppato appunto la strategia per cercare di recuperare tutti quei runners che magari nel frattempo stavano meditando, avevano già effettuato altre scelte? Stiamo facendo tante promozioni, tra l'altro una di quelle è far venire i pullman e dargli un contributo di 200 euro per il gasolio, diciamo, una di queste. Poi siamo presenti adesso in diverse maratone, tra l'altro andremo anche a Vienna, quindi è importante. Non mi dice qualcuno che Annibale sarà in gara? Beh, veramente mi sto mettendo in gioco anch'io, però questa è una cosa che dopo 8 anni volevo riprovare. Però è l'entusiasmo anche per continuare a organizzare la maratona, ecco. E quindi ci stiamo promettendo di fare un bel lavoro, perché l'obiettivo del Colle Marathon è quello di portare il nostro stile di vita, che è molto importante per far star bene la gente, noi lavoriamo per... E poi tutto il lavoro che facciamo sulla solidarietà, perché lì c'è tanto, tanto da lavorare. Noi dobbiamo aiutare chi sta peggio di noi e portarli dentro nella maratona, nella gara piccola 21, dà veramente, aiuta anche l'umore, tutto quello che facciamo. E non è per un vezzo che la Cole Marathon è sempre contraddistinta da questa etichetta maratona dei valori. In questo senso avete attivato negli anni una serie di collaborazioni con una serie di soggetti che danno contenuto a questa etichetta. Sì, tra l'altro adesso abbiamo delle trattative in corso che sono delle novità assolute che diremo quando avremo raggiunto degli accordi. Arriveranno dei personaggi di notevole spessore, quindi sia alla presentazione, che tra l'altro avremo il 15 aprile a Orciano, sia sulla maratona del 7 maggio. Vogliamo ricordare quali sono i partner storici, Unicef, Urucundo e anche altri, Avis stessa, sì, che vi accompagnano in questa avventura? Beh, abbiamo queste associazioni formidabili, perché qui la differenza la fa il materiale umano che abbiamo sul territorio. Noi ci stiamo confrontando con altre maratone che hanno degli sponsor importanti e pagano anche chi lavora. Da noi no, da noi fino adesso la maratona è del territorio, quindi abbiamo lavorato tutti insieme e vogliamo continuare su questa strada. A proposito, volevo ringraziare chi ci ha anticipato anche il contributo, se non era Profil Glass per ripartire, LC Mobili e qualcun altro. Stiamo facendo veramente, siamo partiti soprattutto questo, perché sappiamo bene che gli enti non possono magari anticipare, però anche loro ce la stanno mettendo tutta per aiutarci. Avete misurato il dispiacere degli appassionati quando avevate comunicato la decisione di rinunciare all'organizzazione dell'edizione 2023 e avete poi riscontrato invece il gradimento riguardo a questo ripensamento? Sì, veramente ho avuto tante telefonate anche da fuori, io faccio parte di Super Marathon Italia e tutti, non è possibile. E invece poi dopo, sentendo tanta gente che voleva essere con noi e che gli mancava, ecco, la maratona dei valori, quindi dovevamo per forza di cose ripartire. Si può ragionevolmente ipotizzare che il numero dei partecipanti possa essere quasi identico a quello delle scorse annate? Ma diciamo che noi dovremmo almeno superare quelli dell'anno scorso, anche se siamo partiti tardi. Sappiamo bene che non è che la gente aveva già preparato la maratona, però noi invogliamo a venire qua perché giustamente ce la mettiamo tutta per
soprattutto lavorare sull'accoglienza, perché noi siamo a livello Italia veramente, grazie agli alberghi consorziati, a tutte le strutture ricettive, grazie a loro che ci hanno dato tutti un contributo. Fate sentire a vostro agio chi viene a correre la Colle Marathon da fuori. E tra l'altro ricordiamo, le edizioni scorse si sono caratterizzate anche per la partecipazione consistente da paesi stranieri. Esatto, circa 18, l'anno scorso erano presenti 18 paesi stranieri, compresi Chattanooga dall'America, quindi... Con cui avete allacciato questo, un rapporto. Un bel rapporto, sì, che continua, e quindi stiamo lavorando soprattutto perché anche, vedi, i ristori che abbiamo noi sulla maratona sono unici, perché c'è lì, c'è un Bruno Toccacelli di Lucrezia che sta facendo un lavoro enorme per garantire e per avere tanta gente che ci aiuti. Manda anche un messaggio, se qualcuno vuol sempre aiutarci, noi ci siamo. Siete aperti, non siete un circolo chiuso. Assolutamente, quindi... Savelli, abbiamo parlato del riscontro in giro per l'Italia e in giro per l'Europa. Sul territorio invece quanto è sentita la Colle Marathon e quanto è amata? Mi vengono ancora i brividi guardando le immagini che stanno guardando i telespettatori, sono immagini di gioia. Subito, appunto, come ben evidenziato, sono nati perplessità e preoccupazioni per dire: caspita, quest'anno non si fa la Colle, come chiamata nel gergo per chi partecipa. L'emozione della Colle è veramente unica, perché la partenza da Barchi, solo chi l'ha vissuta da atleta e in parte chi ha avuto la possibilità di farla come spettatore, è unica, perché mette brividi con questa colonna sonora del Natural Countdown che arriva diretta al cuore. E in tanti si stanno riavvicinando, stanno pensando: dai, gliela posso fare anche in 3 mesi a correre a Colle, a prepararla, perché le emozioni del territorio sono tantissime. Tanti si stanno avvicinando perché hanno bisogno di volontari. Sono passate le immagini dei pacer, ovvero coloro che danno quell'aiuto, quella possibilità di correre la maratona all'interno di un tempo prefissato, e quindi c'è tanta voglia di mettersi in gioco e di partecipare sia alla maratona, alla mezza, alla passeggiata della raccolta fondi per l'AIL. Perché 10 appunto km. Mi pare di capire che l'edizione del 2023 si voglia distinguere per offrire una gamma di opportunità ai passeggiatori, a coloro che non possono sostenere lunghe distanze, a coloro magari che sono esordienti a questi livelli, giusto? Sì, la volontà proprio è questa, di dare la possibilità proprio alla famiglia dei podisti, perché spesso capita che c'è all'interno anche di una coppia uno che può correre la maratona e l'altro dice: sì, ma ti faccio compagnia, però solo da spettatore, però 10 km la posso fare. E quindi diamo la possibilità anche di correre felicemente la 10 km piuttosto che la passeggiata, piuttosto che la 21, proprio per dare la possibilità alle famiglie dei podisti di passare questa giornata di festa, giornata di sport, giornata di cultura, di enogastronomia e soprattutto di divertimento. Qualcuno dei runners guarda con sospetto questa maratona, perché abbiamo detto non è facile correrla, certamente però una spinta a correrla bene è anche data dal fatto che si attraversano paesi e si incontrano persone che danno magari quella spinta in più. Annibale lo sa benissimo, lo ringrazio per averci accolto all'interno di questo comitato, pur non facendo parte della Colle Marathon, quindi siamo tante associazioni, tante società che danno una mano, tante persone, proprio perché sappiamo che va animata la Colle Marathon. Sono fantastici nei comuni dalla partenza, quindi partendo da oggi da Barchi, Terre Roveresche, fino ad arrivare a San Costanzo, ed è fantastico perché è proprio il territorio. E abbiamo bisogno di animare Fano, sono nati tanti progetti, sia con i gruppi musicali giovanili che con le scuole, quindi anche quest'anno ci sarà la scuola Gandiglio, che è indirizzo musicale, che animerà la Colle Marathon, quindi c'è tanta attività, c'è la cittadinanza che vuole partecipare e ama la Colle Marathon, quindi per forza le amministrazioni non potevano dirci di no. Una corsa per tutti, nel senso vero del termine, Annibale, perché abbiamo visto negli anni correre la Colle Marathon a persone che lamentano una disabilità anche grave, che però si sono gettate con impegno nello sport paralimpico e hanno voluto testimoniare questo loro impegno all'interno di questa competizione, proprio perché si connota per essere la maratona dei valori. E noi siamo molto vicini a questa gente qua, tant'è vero che chi ci chiama che ha disabilità, noi offriamo iscrizione gratuita, e quest'anno ne avremo anche tanti da quel punto di vista lì, perché siamo attenti a soprattutto noi correre quando siamo in forma, siamo
abbiamo di tutto per correre, è facile, ma se pensiamo alle Paralimpiadi, con quello che ci hanno fatto vedere anche le Olimpiadi, è veramente straordinario. Cioè noi dobbiamo, ecco, soprattutto capire come questa gente qui si mette in gioco e quindi da quel punto di vista... valorizzarne lo sforzo. Ecco, i valori che portiamo avanti insieme. Siamo molto attenti su questo. In questo senso c'è stata anche un'evoluzione negli anni. Inizialmente la Colle Marathon era aperta, per così dire, anche ai runners professionisti, tra virgolette. Negli anni avete un po' tralasciato questa dimensione proprio per concentrarvi su quella che è l'essenza della Colle Marathon. Certo, veramente, ecco, la Marathon dei Valori deve soprattutto lavorare in quella direzione lì. Ma non è detto che da noi arrivano anche personaggi di un certo valore, perché sono passati la 100 km nazionale del 100 km da noi al completo. Sono però non avete più inseguito, diciamo, il campione. No. Il campione, se ha desiderio, viene a correre la Colle Marathon. Certo, qui si deve divertire. Sappiamo bene che su un percorso muscolarmente come il nostro ci vuole muscolarmente qualcosa di più. Però... mentalmente quello che offre la Maratona dei Valori, mentalmente io penso nessuna maratona, io ne ho corso tante anche piatte, poi sono andate maratone per il business sul piatto, però la vera maratona è la nostra. Noi siamo andati a Atene a correre la maratona dove è nata, è simile al percorso nostro, quindi è questa la particolarità, una delle tante particolarità che ci fa onore su quello che facciamo. Colle Marathon che si correrà, non l'abbiamo detto, quando? 7 maggio, partenza come sempre da Barchi, i comuni attraversati saranno quelli, anzi qualcuno in più perché qualcuno si aggiunge più, sì. Sant'Ippolito, cosa possiamo dire a chi non ha mai fatto la Colle Marathon, ci sta seguendo, magari anche fuori dal nostro territorio, per spingerlo a venire a Fano, a Barchi, nei comuni che vengono attraversati la competizione, a disputare questa competizione? Innanzitutto vogliamo ringraziare Fano TV per dare la possibilità di entrare all'interno delle case delle famiglie e all'interno delle famiglie dei podisti. La Colle Marathon, ricordatevi che è unica. È unica la partenza, sono uniche le partenze sia da Mondolfo e soprattutto da Barchi. Venite per divertirvi, venite per conoscere un territorio, venite per appassionarvi allo sport e regalarci momenti di gioia. Perché grazie alla vostra gioia la Colle Marathon festeggerà il prossimo anno un ventennale fantastico. E per questo ventennale mi pare covi, tra le altre, l'idea di raccontare la storia della Colle Marathon in un libro. È così, Annibale? Sì, l'abbiamo fatto per 10 anni al decennale, quindi... vorremmo ripeterlo ai 20 anni, perché abbiamo anche delle foto bellissime, materiale d'archivio, chiaramente ricco d'archivio. Volevo anche ringraziare soprattutto King Sport, che è lo sponsor tecnico e che ci sostiene. Quest'anno è arrivata soprattutto anche ASET, che ci dà una grossa mano su, cioè, perché poi uno dei timori di questa travagliata gestazione dell'edizione 2023 di aver perso per strada alcuni sponsor, così non è stato alla fine. No, assolutamente, quest'anno ci hanno dato fiducia ancora di più e stanno entrando degli sponsor nuovi e veramente questo qui ci dà, ecco, entusiasmo per continuare, perché ne abbiamo veramente tanti. Ci sta aiutando soprattutto anche il comune di Fano riguardo questo. Terre Roveresca alla partenza fa sempre un lavoro straordinario, ma tutti i comuni attraversati danno tutti qualcosa in più quest'anno, perché abbiamo bisogno di tutti veramente. Quindi... Insomma, da un presente incerto ad un futuro radioso. Ringraziamo, certo, Annibale Montanari, presidente della Colle Marathon, Marco Savelli, componente del comitato organizzatore della Colle Marathon. Prima cosa, se permette, prego. Andrea, volevo dire che la Maratona dei Valori, sappiamo bene che il valore più importante rimane sempre la fede, perché la fatica si avvicina alla fede, la sofferenza ci porta veramente a dare qualcosa in più e avere qualcosa in più da qualcuno che dall'alto ci illumina. Quindi, preso atto di questo, grazie, ultimo messaggio prezioso di Annibale Montanari, lo ringraziamo nuovamente anche Marco Savelli, noi ci rivediamo tra qualche istante. La vittoria più rotonda della stagione è quella ottenuta dall'Alma Juventus Fano nell'ultima gara casalinga, quella disputata contro l'Avezzano, un 5-1 che rende in maniera anche plateale la differenza che la squadra di Mosconi è riuscita a marcare al Mancini al cospetto di un avversario che peraltro si è disimpegnato egregiamente, almeno nella ripresa, dopo aver sofferto molto nel primo tempo l'iniziativa dei padroni di casa, che hanno concretizzato su due palle inattive, come vediamo dalle immagini. Questo è il primo gol, a segnarlo Capezzani su assist di Nappello, il secondo
che potete seguire in questo istante. Lo ha messo a segno Schiaroli, ancora una volta a segno pure lui di testa su angolo del solito Nappello, che si sta distinguendo sempre più come uomo assist. Dicevamo di un Fano in controllo nel primo tempo che ha costretto spesso sulla difensiva la squadra dell'ex Scorsini, ma in apertura di ripresa, dopo aver fallito un'opportunità per il 3-0, ecco arrivare il gol di Dos Santos che ha riaperto i giochi. L'Avezzano ha cominciato a crederci, l'Alma ha anche un po' accusato la fatica per lo sforzo profuso nel primo tempo. Ci sono state un paio di situazioni estremamente favorevoli alla squadra ospite per un clamoroso 2-2, poi nella fase finale ecco l'errore della difesa dell'Avezzano che spalanca le porte dell'area di rigore avversaria a Drolet, sul quale deve franare Zanon, rigore, cartellino giallo che poteva essere tranquillamente rosso, e Broso ancora una volta glaciale dagli 11 metri per la sua decima rete in campionato a blindare il risultato che diventerà ancora più largo nel finale, quando appunto la squadra granata, galleggiando anche sulla superiorità numerica per l'espulsione combinata Dos Santos, artefice, lo vediamo in queste immagini, di una gomitata a Schiaroli, la squadra granata, dicevamo, è riuscita a sfondare qui con Niang a destra, che metterà dentro il pallone che verrà depositato da Nappo alle spalle di Coco, 4-1, cui seguirà sempre nei secondi finali del recupero il 5-1 firmato ancora da Drolet, che si era procurato il rigore e che ha saputo sfruttare gli spazi sempre più ampi che si sono aperti nella metà campo avversaria. Su questo pallone in profondità ha anche in questo caso approfittato di una valutazione errata di Ogia, difensore dell'Avezzano, e depositato nella porta sguarnita. Un 5-1 che si inserisce nel quadro dei risultati della 26esima giornata, molti i pareggi che hanno in pratica mantenuto invariati i rapporti di forza in classifica, le uniche vittorie oltre a quelle dell'Alma, quelle del Vasto Girardi sulla Vastese, per il resto appunto tutte divisioni della posta, con l'Alma Juventus Fano che approfitta dunque della situazione per portarsi sempre più a ridosso di una zona playoff nella quale potrebbe mettere tutte e due i piedi domenica prossima in casa con il Matese. Ovviamente, mentre possiamo vedere anche la classifica, la vittoria con l'Avezzano è avvenuta in concomitanza di un momento certamente non facile a livello societario. Prima della partita con l'Avezzano, una serie di dimissioni, quella di due componenti del comitato esecutivo, Giovanni Orciani e Gianni Orlandi, successivamente a cavallo della partita quelli di Luca Alessandrini. Da parte sua il presidente russo, proprio al termine di Alma Juventus Fano Avezzano, ha comunicato l'esonero del direttore sportivo Dagnelli, una serie di decisioni che hanno fatto seguito ad attriti che erano serpeggiati all'interno della compagine dirigenziale, che in qualche modo sono deflagrati a seguito del contatto con l'imprenditore italo-americano Robert Lewis, con il presidente russo che non deve aver preso bene la gestione della vicenda, e i rapporti a quel punto evidentemente si sono deteriorati, fermo restando che lo stesso russo ha ribadito la volontà di proseguire il proprio mandato al vertice del club granata, nonostante tutte le difficoltà che sta incontrando. Non ci eravamo ancora occupati a Sportissimo di calcio a 5 o futsal, che dir si voglia. C'è sempre una prima volta, e questa prima volta siamo felici di dedicarla alla Bulldog TNT Lucrezia, realtà ormai di riferimento di questa disciplina. Nostri ospiti Elia Renzoni, allenatore della squadra. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. E Michele Sabatinelli, universale della Bulldog TNT Lucrezia, che viene da una sconfitta. Ci poteva stare, se andavate sul campo di una squadra tra le più attrezzate del girone. È solo la terza sconfitta in campionato, la seconda addirittura. Va sempre male perdere, e anche in questo caso il rammarico c'è stato anche di seguito alla dinamica di una partita che vi ha lasciato qualche rimpianto. Sì, diciamo che questa è la seconda sconfitta stagionale, e abbiamo perso contro le prime due della classe che hanno staccato tutti in questo momento, quindi ci può stare da un punto di vista del risultato, fa sempre male perdere, e soprattutto fa male non aver potuto giocare la partita al meglio delle nostre possibilità.
Siete andati sotto, ma soltanto di un gol nel primo tempo, poi probabilmente è stato l'inizio del secondo in qualche modo a decidere il corso della gara, che poi è stata condizionata anche da qualche decisione arbitrale che non avete digerito, mi pare di capire. Sì, un po' particolare, diciamo che le decisioni arbitrali vanno accettate, solo che il primo tempo è stata un'ottima partita, anche molto corretta fra i ragazzi in campo, questo è il grande rammarico, solo che hanno iniziato a volare cartellini per cose... a mio giudizio, molto veniali. E tra queste proprio a Michele, ha corso il secondo cartellino giallo dalla panchina in una protesta peraltro molto moderata della panchina. L'arbitro ha deciso di ammonire per la seconda volta proprio Michele, che era l'unico giocatore seduto in quel momento, quindi di espellerlo sullo 0-0 e per noi è stata comunque una perdita importante. Con i se e con i ma non si fa la storia, ma senza questi episodi negativi le cose sarebbero potute andare diversamente, Sabatinelli? Sicuramente. Abbiamo perso due giocatori importanti, uno tra cui il portiere. E il primo tempo è finito 1-0. Dopo il secondo tempo, con delle scelte arbitrari, come ha detto mister Elia, molto discutibili, siamo andati un po' fuori di testa e lì la partita ci è sfuggita di mano. E in effetti il risultato alla fine è stato pesante, però ribadiamo ancora una volta il concetto, è una Bulldog Lucrezia che sta tenendo un ruolino di marcia assolutamente adeguato alle aspettative, sì, anche che avevate in qualche modo all'inizio della stagione, una stagione ancora da vivere fino in fondo, perché ricordiamo e diamo un'occhiata in questo senso ai risultati che sono maturati nell'ultimo turno e successivamente anche alla classifica. Dicevamo di un campionato tutto da giocare, perché poi siete in zona playoff, ma la promozione diretta in quella che sarà la nuova 2 è lì ad un passo. Infatti noi dobbiamo essere bravi a non parlare più di questo episodio. Questa è stata una partita che, ripeto, ha lasciato l'amaro in bocca, però dobbiamo essere veramente capaci di voltare pagina immediatamente. Queste situazioni possono ricapitare e non è detta che sia l'ultima volta quest'anno e noi dobbiamo essere più bravi a non uscire dalla partita e a fronteggiare anche queste situazioni che ci penalizzano, perché poi effettivamente questa è stata la prima volta quest'anno che siamo usciti da una partita con un punteggio così pesante. L'unica sconfitta finora maturata è stata di un gol contro i russi. Che tra l'altro è la squadra che sta veleggiando in testa alla classifica. Che già sabato può vincere, no, il campionato e staccare il pass per la 2 direttamente con parecchie giornate d'anticipo. E noi invece siamo lì, a un punto, a giocarcela contro Recanati. C'è una bella bagarre, perché Recanati, Ternana, Potenza Picena... Quindi dobbiamo assolutamente stare concentrati e pensare solo ai Grifoni, che è il prossimo impegno. In casa. Dicevamo della classifica, diamo nuovamente uno sguardo a quelle che sono le gerarchie del momento. Russi e Dozzese hanno veramente quel qualcosa in più che la classifica documenta? Sì, secondo me sì. Non so, secondo Michele, che lo vive, sì, in campo. Sì, sono le due formazioni che ci hanno messo più in difficoltà durante il campionato. E quindi non deve stupire che siano lì davanti, che siano ad un passo soprattutto i russi dalla promozione diretta in A2, che sarà garantita alle prime tre classificate, mentre la quarta, la quinta e la sesta, mi pare, saranno chiamate a disputare i playoff. Questo in vista della ristrutturazione dei campionati, verrà creata la A2 Elite e quindi una A2 allargata, possiamo dirlo, è quello il vostro obiettivo? È quello il nostro obiettivo. In questo momento è questo, stiamo lavorando per questo. E a inizio stagione ci siamo dati un biennio, perché comunque la Bulldog Lucrezia viene da una retrocessione, dalla 2, e quest'anno abbiamo ricominciato con un progetto che parte dal settore giovanile, io alleno anche l'Under 19 e stiamo ottenendo degli ottimi risultati, sia a livello di settore giovanile sia di prima squadra, con una rosa lunga che vada insomma a prepararci a quello che è il futuro, perché questo è il nostro obiettivo. Quali sono le caratteristiche di questa squadra, Sabatinelli? Cosa vi distingue? La forza del gruppo. La forza del gruppo è la caratteristica principale. Siamo 8-9 giocatori, anche se ne mancano uno o due, possiamo sopperire a queste assenze. E dinamismo e forza sono le nostre caratteristiche principali. È questo l'elemento che fa sì che perdiate così raramente? Sì. Sì, ci crediamo sempre fino alla fine, siamo molto bravi a giocare col portiere di movimento e fino alla fine non molliamo mai, mai. Dicevamo di una ristrutturazione dei campionati e anche di una riforma del, sì, futsal in generale in Italia. Quali sono le linee
distintive di questa riforma e come l'avete interpretato, la state interpretando questa riforma? Ne abbiamo parlato proprio con la società e tutti, no? Chi fa la squadra insieme al mister in questo caso. E per ristrutturarsi bisogna creare una base forte, penso che anche proprio la federazione voglia questo, no? Perché poi effettivamente 5 giocatori professionisti in un campionato come la Serie B, o 4 che erano, dove poi molti invece sono dopo lavoristi, perché il nostro sport, non ci dimentichiamo, che è un dilettantismo, quindi molti dei ragazzi, compreso Michele qua, lavorano e poi si vengono ad allenare, e creava anche un divario enorme. Invece, e spesso si trascurava proprio la base, i giovani, il lavoro dal basso, che adesso è stato, e noi volevamo proprio accelerare da questo punto di vista, adeguarci, e la Bulldog, al di là di Under 19, anche nelle categorie inferiori, sta facendo un ottimo lavoro. Come si sviluppa il reclutamento? Perché poi il futsal è sempre visto, o spesso visto, come una seconda scelta magari rispetto al calcio. Innanzitutto facendo capire durante le prove, durante, diciamo, la stagione estiva, degli stage, che non è così, che è uno sport con la sua identità. Con la sua identità. E anzi, che a livello giovanile, soprattutto parlo proprio anche di piccoli amici, è una base per il calcio, perché poi in Sud America, in Spagna, la base si fa col futsal, non con il calcio. E i riscontri che state ottenendo a livello giovanile vi soddisfano? Sì, adesso è molto presto, nel senso che siamo sicuramente soddisfatti, però bisognerà vedere fra 1, 2, 3 anni se il lavoro che stiamo facendo dal basso poi è positivo, lo potremo capire fra 2, 3 stagioni. Qualunque tipo di organizzazione o di sforzo deve far riferimento ad una società solida, è il caso della Bulldog Lucrezia? Sì, il caso della Bulldog Lucrezia. Io, tranne una parentesi, a Castelfidardo, alleno qui da molto tempo, da molti anni, e la società, nelle difficoltà, quindi anni più fortunati da un punto di vista economico, anni meno, c'è sempre stata, è sempre stata precisa. Ha sempre garantito una continuità. Sempre una continuità, e questa è una cosa, è la caratteristica più importante di questa società. E i giocatori si trovano a loro agio in questa realtà di Lucrezia? Io è il primo anno che sono a Lucrezia e mi sento veramente a casa. La società non ti fa mancare nulla. Hai bisogno del dottore, ti manda il dottore. Hai bisogno del fisioterapista, ti manda il fisioterapista. Alzi la mano, loro ci sono. È veramente una bellissima realtà. E la gente vi segue? Ci seguono, il palazzetto Lomar Sivari è sempre pieno ogni sabato, e vediamo che c'è molto, molto, molto affetto, molto affetto da parte dei tifosi, che quindi sono pronti a sostenervi anche in questa prossima gara con i Grifoni Lucrezia, squadra di retrovia. Quali pericoli? I pericoli in questo campionato sono ovunque. Pensiamo solo che noi, che siamo, no, in lotta per il terzo posto in classifica, abbiamo pareggiato col Macerata, che è il fanalino di coda, nella gara d'andata, poi al ritorno siamo riusciti a batterli in casa, ma nessuno lascia nulla. Cioè, le partite sono molto intense, molto fisiche, molto dispendiose. I Grifoni è una squadra veramente strana, quindi bisognerà stare molto attenti, perché sono organizzati e poi giocano, diciamolo, anche liberi da ogni tipo di stress, perché sono già salvi, quindi è una partita che dovremo stare molto attenti, anche viste le squalifiche di Corvatta e di Michele e di Stefano Chiappori. Abbiamo rimediato 3 squalifiche nell'ultimo, non male, insomma, nell'ultima gara, quindi disciplinare. Una valutazione sui vostri cugini dell'Età Beta, campionato complicato il loro, mi pare di capire. Michele, tu hai giocato all'Età Beta? Passa la palla. Vengo proprio dall'Età Beta e secondo me sulla carta erano una buona squadra. Dopo sono stati una stagione un po' sfortunata, possiamo si dire. Si sa che dalla teoria alla pratica non sì, sempre conti sì, tu. Però penso una stagione sfortunata per loro, molti infortuni, mai avuto la rosa al completo, e poi le stagioni a volte partono male e finiscono anche peggio. Quindi al momento si stanno salvando con... però potevano fare meglio, ma una stagione sfortunata per loro. Io nel nostro turno di riposo sono andato a vedere l'Età Beta contro il Futsal Ancona in Ancona, e hanno giocato un'ottima partita, quindi erano anche abbastanza ridimensionati, quindi è una squadra sempre viva. Noi ci ha dato del grosso filo da torcere nella gara d'andata in casa, quindi è sempre una squadra, come dicevo prima. È un campionato dove veramente non si può sottovalutare nessuno. Ovviamente ci sono delle compagini più continue,
che hanno anche degli organici e un'organizzazione che gli consentono di essere più continui durante le gare. Allarghiamo l'analisi al movimento del futsal in questo territorio, che per certi versi ha assunto una dimensione pionieristica, perché rispetto anche alla realtà regionale, non solo a Fano, il futsal ha trovato presto radicamento. Come si è sviluppata negli anni e qual è il termometro attuale della situazione? Il futsal si è sviluppato qui, parlando proprio di Fano, io giocavo a calcio e l'ho conosciuto col Palextra Fano, il presidente Andrea Farabini. Da cui è nata l'Italia. Da cui è nato poi, sì, tra la loro fusione, eccetera, tutto il movimento. Ed è un movimento molto importante che ci ha dato negli anni, ecco, la possibilità di fare un sacco di esperienze. Quindi dico che nella provincia è partito un movimento che è entusiasmante, poi l'Ital Service ne è adesso. Ecco, quali sono i rapporti con questa realtà di riferimento che è l'Ital Service, che ha collezionato vittorie in serie, anche se magari ha vissuto o sta vivendo una stagione interlocutoria per tante ragioni? Ah, ma loro si riprenderanno, loro adesso hanno fatto una riforma un po' della rosa, della squadra, cioè degli obiettivi, però sono convinto, ne parlavo proprio con mister Colini, perché giovedì abbiamo avuto la possibilità, anzi li ringraziamo, di sostenere una gara amichevole con loro per prepararci in vista dei prossimi impegni. E loro, se entrano nelle prime otto, saranno... diranno la loro. Assolutamente. Si può parlare di scuola fanese, pesarese o comunque provinciale del futsal, o parliamo di qualcosa di troppo impegnativo? Attualmente adesso iniziano ad esserci molti allenatori anche nel settore giovanile, molto organizzati, cioè, mi viene in mente Giovanni Di Tommaso con gli amici del centro sportivo che stanno facendo un ottimo lavoro, e così a Pesaro con allenatori preparati nei settori giovanili, l'Eta Beta, Fano, l'anno scorso proprio mister Ferri ha portato il settore giovanile ad un altissimo livello, quindi nella provincia mi sento dire che è un movimento in forte crescita. Grazie a Delia Renzoni, allenatore della Bulldog TNT Lucrezia, grazie a Michele Sabatinelli che della Bulldog Lucrezia è giocatore. Noi ci rivediamo tra qualche istante. Suona un po' riduttivo parlare di realtà emergente nel caso di ASI, che è acronimo che sta per Associazioni Sportive Sociali Italiane. In realtà si tratta di una realtà che si sta ampiamente consolidando anche nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. In quali termini e con quali modalità? Cercheremo di chiarirlo con Francesca Petrini, presidente di ASI Pesaro Urbino. Buonasera e benvenuta. Buonasera. E con Jacopo Barattini, che è presidente di ASI Macerata, ma che riveste anche altri ruoli, e poi vedremo quali. Grazie. Cominciamo a fare un po' di storia. Quando nasce ASI, mi pare una trentina d'anni fa, quando si radica nel territorio provinciale, Francesca? Allora, 1994, questo è l'anno di nascita dell'ASI a livello nazionale. E ti ringrazio per questa domanda, perché erano gli anni 2001, quando io e mio marito, Sammy, Marco Antonini, stavamo uscendo entrambi da Scienze Motorie, quindi quella volta in realtà era l'ISEF, stavamo ragionando e prendendo delle decisioni sul nostro futuro lavorativo. E quindi decidiamo programmare alcune attività sportive e di aprire quindi una società sportiva. Il passo successivo è stato quello di chiamare una serie di enti di promozione sportiva, quindi abbiamo fatto le nostre telefonate per chiedere appunto come funzionava, l'affiliazione, il tesseramento, eccetera. E abbiamo contattato diversi enti di promozione sportiva del territorio. Poi, quando è arrivato il momento di chiamare l'ASI, sul territorio l'ASI non c'era, quindi abbiamo chiamato a Roma. E a Roma ci ha risposto dicendo che ASI era giovane, era nata da poco, quindi non era radicata su tutto il territorio italiano. Nella regione Marche ce n'erano solo due di comitati e ci hanno chiesto se volevamo in qualche modo informarci e avvicinarci a loro e capire come funzionava, insomma, l'ente di promozione sportiva. E abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Questo perché? Perché nel 2022 abbiamo aperto prima la delegazione provinciale, poi successivamente il comitato provinciale, e siamo partiti da zero, ma zero. Quindi, parliamo di 2002, sì, non di 2022. 2002, scusa, nel 2002. E altrimenti quindi, avreste fatto miracoli in un anno. No. E quindi una ventina d'anni fa.
Da zero, insomma, frutto del nostro lavoro, oggi io rappresento il Comitato Provinciale di Pesaro Urbino che dà la possibilità a 19.000 tesserati di fare sport, attività sportiva, attività fisica tramite appunto il tesseramento ASI. E Sammy Marcantonini, che ormai l'ho nominato, rappresenta il Comitato Regionale Marche e in tutta la Regione Marche sono 53.000 le persone che fanno attività tramite la tessera ASI. Un'attività svolta dunque ad ampio spettro, molte le discipline toccate e personale che si dedica esclusivamente a questo tipo di attività, vero Barattini? Sì, confermo, buonasera a tutti. Come diceva prima Francesca, ASI è cresciuta nel tempo in maniera esponenziale. Complice anche il discorso di affiliazioni e tesseramenti, perché in realtà ASI opera principalmente nel campo di affiliazioni e tesseramenti, quindi per le associazioni e per le società sportive dilettantistiche. Io questa sera rappresento in maniera molto orgogliosa il ruolo di presidente del Comitato Macerata, che è stato costituito ad ottobre del 2022, così come è stato costituito sempre ad ottobre del 2022 il Comitato Ascoli Piceno, sempre di ASI, e rappresento anche il delegato a livello regionale per le aree extrasportive del terzo settore. Parlavi di... Che è un ambito che vi è molto caro. Sì, assolutamente. Parlavi di formazione, assolutamente sì. In ASI la formazione ha un livello primario quasi per quanto riguarda l'attività svolta, perché siamo riusciti nel tempo a creare, a costruire dei corsi di formazione adeguati e altamente qualificanti, che possano dare una risposta altrettanto formativa a tutti quei tecnici che hanno bisogno di essere formati. Quindi nel tempo siamo partiti creando il corso per istruttori in centri estivi sportivi, che tra l'altro ci risarà proprio ad aprile. Abbiamo creato il corso per istruttore da primo livello ASI Padel, uno sport che sappiamo è in ascesa continua ormai da qualche anno. Abbiamo creato tantissimi altri corsi, come ad esempio il corso istruttore in ginnastica dolce o in ginnastica posturale, il corso di istruttore primo livello SUP o il corso in aiuto istruttore in centri estivi sportivi, che tra l'altro lo faremo proprio qui a Fano il 6 e il 13 di maggio per ragazzi dai 16 ai 20 anni che magari vogliono provare ad approcciarsi a un primo mondo di collaborazione sportiva. E quindi formazione primaria che crediamo sia alla base poi di uno sviluppo ottimale per quello che sono tutte le varie attività sportive. Abbiamo già toccato il tema delle diverse discipline che sviluppate, ma vogliamo un po' entrare nel merito? Sì, negli anni abbiamo deciso di lavorare con un metodo particolare nostro con i bambini, e sul territorio abbiamo sviluppato progetti dedicati ai piccolissimi 2-3 anni, il progetto Contatto, e tutti i progetti del Gioca Sport, quindi per bimbi dai 4 ai 10 anni. Con un avviamento e un avviamento, una formazione alla pratica sportiva di un po' tutti gli sport principali. E, per quanto riguarda i più grandini, abbiamo attivato il settore di calcio a 5, e il dodgeball, e fino ad arrivare agli adulti con corsi di fitness, di posturale, di yoga, fino alla terza età, agli adultissimi e alla terza età con corsi di ginnastica dolce. Tutto questo sul territorio di Fano lo gestiamo in maniera diretta, ma sempre in maniera diretta siamo con questi corsi anche nel comune di Vallefoglia, nel comune di Senigallia e di Monteporzio. Poi in maniera invece indiretta, quindi con tutte le società affiliate all'ASI, in realtà tocchiamo un pochino tutti gli sport, dalle arti marziali alla ginnastica ritmica, artistica, al calcio, alla pallavolo, il rugby, il tennis, potrei andare avanti. Quindi in maniera indiretta tocchiamo tutti gli sport. Tutti gli sport, mi pare, nessuno escluso, hai parlato nessuno di bambini escluso. Di 2 anni, hai parlato di anziani, mi pare sì. Che siano coperte tutte le gambe di tutte. Età. Tutte, esatto, sì, tutte le gambe di età. E il messaggio che volete lanciare è che sport si può fare in qualsiasi momento della propria vita. Esatto, confermo. Anche perché aggiungo il discorso di cui parlava Francesca, proprio anche sul discorso della terza età, abbiamo creato un progetto a cui teniamo particolarmente, che è il progetto Anziano Sarai Tu, che sta continuando ad andare in onda su Fano TV tutte le mattine alle 10 in replica alle 16. Che suona minaccioso. Che suona minaccioso, ma in realtà è un progetto a cui teniamo particolarmente perché è stata un'idea di Francesca ed è nato sotto pandemia.
quando praticamente non si poteva fare veramente nulla. E quindi noi che eravamo abituati a fare attività sportiva e ad arrivare un po' a tutte le persone, ci siamo ritrovati un po' in difficoltà perché non potevamo più fare nulla. Allora ci siamo chiesti come poter fare ad arrivare a casa della gente anche se non possiamo uscire. Il progetto Anziano Sarai Tu è stata un po' una risposta e io ci tengo particolarmente perché sono tutte lezioni di ginnastica dolce che le persone da casa possono tranquillamente fare in totale sicurezza dalla propria casa, quindi guardando la televisione, ed è un progetto creato appositamente da noi, quindi dal video, quindi l'istruttore che fa il video, che fa la lezione, è un nostro collaboratore, il montaggio video lo curiamo noi, la scelta delle musiche viene curata da noi, e quindi è un progetto che portiamo avanti da 3 anni, di cui siamo veramente orgogliosi, e ci chiamano anche da parecchie città fuori fan per ringraziarci. E qual è la risposta che state registrando a questi vostri input? È una risposta molto positiva, perché spesso e volentieri, come dicevo prima, ci chiamano per ringraziarci di questa cosa, e soprattutto troviamo riscontro nelle persone che prima non ci conoscevano e poi arrivano in palestra a iscriversi perché magari hanno visto la progettualità in tele, quindi direi una risposta molto buona. Un altro fronte è quello dei centri estivi, altro fronte che vi è appunto molto caro. Qui come si articola il discorso e quali sono anche le iniziative in cantiere per la prossima estate, che non è poi così lontana? No, stiamo già lavorando per i centri estivi Jump, sono centri estivi sportivi che ormai sono punto di riferimento per numerosissime famiglie, sia sul territorio, qui della provincia di Pesaro Urbino, ma da anni anche nel territorio della provincia di Ancona. Nascono nel 2006, il primo centro estivo nasce qui a Fano, centro estivo sportivo Jump nasce a Fano nel 2006 nel quartiere della Trave. Con l'obiettivo di far provare durante il periodo estivo ai bimbi un pochino tutti gli sport che il quartiere o comunque la città offre, con una metodologia che funziona, nel senso che portiamo proprio i bimbi del centro estivo nell'impianto sportivo, per esempio del tennis, a provare lo sport del tennis con il maestro di tennis del quartiere. E quindi è questo un pochino con tutti gli sport, quindi o noi portiamo i bimbi proprio nell'impianto sportivo del territorio, oppure molte volte sono i maestri stessi delle altre società che vengono a presentare il proprio sport ai bimbi dentro al centro estivo. E comunque il punto di partenza è portare lo sport dove si trova il bambino, dove si trova la famiglia. Esatto, quindi collaborazioni con diverse realtà del territorio che di anno in anno crescono, e far capire al bimbo, far provare proprio con mano al bimbo quale può essere lo sport adatto a lui o comunque l'insegnante sportivo col quale ha sentito una certa affinità. Quindi a settembre, l'obiettivo è quello che a settembre il bimbo può scegliere lo sport più adatto a lui. Perché questo... poi credo sia importante far conoscere le diverse pratiche sportive al bambino o anche al ragazzo, alla ragazza, al bambino, alla bambina in questo caso, per poi dargli modo di scegliere consapevolmente, per quanto sia consapevole una scelta a quell'età, lo sport prediletto. Sì, esatto, perché noi abbiamo l'idea che siamo adulti, quindi sappiamo cos'è il calcio, il basket, il rugby, ma un bimbo confonde la parola, no, lo sport del baseball con quello del rugby, con quello del badminton, non lo sa, non sa bene che cos'è e non ha idea della differenza di una racchetta la differenza che c'è tra una racchetta da tennis e una da badminton, e quindi, no? Per esempio oggi il padolo, il beach tennis, eccetera. E quindi in questo modo lo può proprio provare con mano, lo prova in più giornate. Credo mantenendo come prioritaria la dimensione ludica. Sempre, certo, sempre, perché questo fa parte proprio del nostro progetto, del nostro metodo educativo, e, tramite il quale vogliamo dare e puntiamo a dare autonomia, indipendenza al bimbo, e sempre sotto una fase di gioco tra coetanei, con poca intromissione da parte dell'istruttore. Abbiamo fatto un velato riferimento al terzo settore, facciamolo più esplicito per quello che riguarda il fronte della disabilità. Sì. Qual è il vostro impegno su questo versante? Il nostro impegno su questo versante è sicuramente nell'ultimo periodo molto... intenso. Come ti posso dire? Intenso, grazie. Perché ci siamo ritrovati qualche anno fa a iniziare a fare attività con la disabilità, che prima probabilmente non facevamo o facevamo in maniera minore. Ci tenevo a precisare che tutte le attività di cui ha parlato Francesca e di cui ho parlato anche io sono aperte a qualsiasi tipologia, a qualsiasi tipo di disabilità. Quindi abbiamo sempre cercato nel tempo di soddisfare qualsiasi domanda e qualsiasi richiesta da parte delle famiglie.
Tutto questo tornando al discorso principale della disabilità, in ASI da qualche anno stiamo affrontando questo tema, lo abbiamo fatto inizialmente con il progetto di idrochinesiterapia, progetto al quale teniamo particolarmente, che è un progetto che si svolge presso il centro della Croce Rossa di Marotta, il centro Naiadi, in una piscina riscaldata, è praticamente attività motoria per ragazzi ed adulti con gravi disabilità motorie. E poi abbiamo attivato anche delle raccolte fondi in collaborazione con la GFI, Associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, per poter andare a sviluppare tutte quelle progettualità che crediamo super interessanti e super obbligatorie in un periodo come questo, che sono ad esempio il discorso di, oltre l'idrochinesiterapia, oltre la meta, che è l'attività di rugby integrato che svolgiamo con il Fano Rugby, e anche i progetti special, che sono dei progetti per ragazzi, adolescenti e ragazzi dai 13 fino ai 17 anni, per la valorizzazione e la motivazione dell'individuo. Qui si tratta di attività di ordine sociale, prima ancora che sportivo, in questo senso avete trovato terreno fertile? Abbiamo trovato molto terreno fertile, c'è sempre più richiesta per queste cose, complice anche il fatto che ASI da 2 anni, sia a livello nazionale che anche a livello provinciale e regionale, è diventata ente accreditante del terzo settore, quindi possiamo anche andare ad affiliare tutte quelle realtà che svolgono attività nel sociale, quindi le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, i banchi del mutuo soccorso e così via. Lo sport è letto sempre più come veicolo di inclusione, al di là della diffusione enorme che ha avuto lo sport paralimpico anche ai massimi livelli. Assolutamente, è un tema importantissimo, potremmo stare qui ore a parlarne e probabilmente non riusciremo a fermarci, però quello che è chiaro è che, come dicevo prima, negli ultimi 2 anni c'è stato un incremento della richiesta e a tutte le richieste che ci sono pervenute siamo sempre riusciti a trovare una giusta e adeguata risposta alle esigenze, quindi in un modo o nell'altro siamo sempre riusciti ad andare avanti. ASI si connota anche come gestore di impianti, avete in carico diverse realtà sul territorio, come si articola questa attività? Esatto, da anni gestiamo le palestre Nuti e Venturini di Fano, recente invece è l'aggiudicazione tramite la società sportiva Sportfly, che è comunque la società del comitato, della palestra Padalino. E siamo anche fuori Fano, gestiamo da anni 2 centri di aggregazione nel comune di Vallefoglia e adesso recentemente, ovvero nel 2022, ci siamo aggiudicati il bando per la gestione di 20 impianti, di cui la cosa importante è il campo d'atletica e 5 palestre del comune di Pesaro. Questa aggiudicazione è voluta insieme alla T41, cooperativa sociale, e con la quale insomma insieme gestiamo questa mole di impianti. Mi pare un carico di lavoro notevolissimo, sì. Perché si sa quanto sia complicato gestire un impianto, quanto possa essere complicato gestire un numero così elevato di impianti, beh, lo sapete solo voi. Esatto, abbiamo però messo in campo uno staff di ragazzi in gamba che fanno questo di mestiere e che dedicano la loro giornata a questo. La cooperativa T41B come partner, anche in questo caso rientra il discorso del legame forte con la realtà della disabilità e dell'inclusione. E dell'inclusione, esatto. E infatti sempre negli impianti di Pesaro abbiamo attivato dei PUC, quindi lavori per la pubblica utilità, di pubblica utilità, e poi abbiamo dei tirocini di inclusione sociale, sempre ovviamente tramite il comune di Pesaro e tramite la T41 che fa questo di mestiere. Quali obiettivi vi ponete per il futuro a breve e medio termine? Quali le novità alle quali magari state già pensando? Allora, parto dalle novità, perché in realtà non abbiamo detto che con i centri estivi, che tra l'altro anticipo, apriremo le iscrizioni proprio lunedì prossimo, quindi il 13 marzo saranno aperte le iscrizioni per l'edizione 2023 dei centri estivi Jump di Fano e dintorni. E le novità sui centri estivi sono 4, abbiamo sviluppato dei camp per andare ancora più a vedere degli sport che magari sono stati fatti sì, ma in maniera minore. Quindi abbiamo sviluppato uno speciale camp Natura Avventura diviso in 2 camp, uno per bambini più piccolini che si svolgerà in 3 giornate e un camp di 1 settimana per bambini un po' più grandi dai 10 ai 15 anni. Abbiamo sviluppato un camp di calcetto in collaborazione con la Sportfly Calcio 5 per la disciplina
del calcio a 5, quindi del futsal. Abbiamo sviluppato un camp di vela presso il club Vela di Marotta, quindi per attività veliche, sempre aperto solo ed esclusivamente a bambini. E abbiamo sviluppato anche un camp di danza in collaborazione con la New Latin Academy del maestro Mattia Diamantini, quindi solo per la disciplina della danza. Quali gli obiettivi? Io dico crescita ancora di più sotto un profilo, per quello che riguarda il mio ambito, il mio settore, di affiliazione e tesseramenti, e quindi anche per un discorso di associati che praticano sport con le FIGE ASI. Questi personalmente per me gli obiettivi, che sono già veramente tanti. Vuoi aggiungere qualcosa, Francesca? Ma il mio personale invece è essere un punto di riferimento per molte famiglie che oggi per diversi motivi hanno bisogno di una mano a livello educativo per quanto riguarda i bambini. I genitori di oggi, sono una mamma di 3 figli, lavoro, e quindi so cosa vuol dire crescere dei bambini e avere pochi aiuti, magari dalla famiglia. Quindi da una parte essere di supporto, d'aiuto, e dall'altra anche un punto di riferimento, perché i bimbi di oggi hanno bisogno di fare tante esperienze, esperienze di qualità, e il genitore di oggi ci guarda, ci pensa e punta a investire sul futuro, sulla qualità delle esperienze e sulla salute del proprio figlio. Grazie a Francesca Petrini, presidente di ASI Pesaro Urbino, grazie a Jacopo Barattini, presidente di ASI Macerata, grazie a voi per averci seguito anche questa sera, e contiamo come sempre che lo facciate anche la settimana prossima.